Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento dedicato al progetto scuola. Oggi ci troviamo nel cuore di Verona, più precisamente in Corso Cavour, e siamo venuti a trovare l'Istituto Lornia Pindemonte, l'Istituto Tecnico Statale Commerciale che vi presenterà un'offerta formativa davvero completa. Andiamo subito dalla preside Olga Romagnoli che ci racconta quali sono i tre indirizzi e poi entriamo nel vivo, diciamo, dell'avventura del Pindemonte ascoltando sia i docenti che gli studenti che qui spendono le loro giornate. L'Istituto Lornia Pindemonte è un istituto tecnico commerciale che ha tre indirizzi, l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, poi abbiamo i sistemi formativi aziendali che quindi curano molto la parte del software, computer per l'azienda e abbiamo il turismo. Sono tre indirizzi molto radicati nel territorio, siamo in contatto con le aziende, le ditte, facciamo molta alternanza scuola-lavoro, proprio perché è importante per noi riuscire a coniugare i programmi scolastici con quello che richiede il mondo del lavoro e non solo, perché i nostri ragazzi, finito l'istituto tecnico commerciale, possono anche accedere alle facoltà universitarie. La maggior parte dei nostri ragazzi si iscrive a economia, economia e commercio, giurisprudenza, lingue straniere, ma comunque tutte le facoltà possono essere accessibili. La scuola cerca di rinnovarsi ogni anno nelle metodologie didattiche, abbiamo lavagne multimediali in tutte le classi, abbiamo laboratori di informatica, tre laboratori di informatica e due laboratori di lingue. Per noi le lingue straniere sono molto importanti sia per l'amministrazione, perché pensiamo per esempio che i ragazzi possono andare a lavorare in ditte dove praticamente c'è un commercio con l'estero, e anche naturalmente per le agenzie di viaggio, gli hotel, gli alberghi, i ristoranti. Quindi una scuola che può essere veramente il trampolino di lancio sia per proseguire gli studi sia per entrare nel mondo del lavoro in settori molto appetibili. E dopo aver ascoltato la voce della preside, adesso andiamo dai docenti che insegnano qui all'interno dell'istituto, che entrano un pochino più nello specifico di quelle che sono appunto le materie insegnate nei diversi indirizzi. A Lornia Pindemonte ci preoccupiamo di accompagnare i ragazzi in uscita verso quello che potrebbero essere i loro sbocchi e le loro attitudini principali. Un progetto che abbiamo sviluppato negli ultimi anni in collaborazione con la Cattolica Assicurazioni prevede l'intervento a scuola di alcuni psicologi del lavoro che riescono a individuare quelle che sono le attitudini principali e le aspettative dei ragazzi. È una cosa di cui noi siamo molto orgogliosi, perché a scuola tendenzialmente non ci sono le competenze per capire queste cose, e grazie a questa collaborazione importante, è un progetto di responsabilità d'impresa dove Cattolica investe molto denaro, noi riusciamo ad aiutare i ragazzi a individuare quelle che potrebbero essere le loro strade più idonee. E secondariamente, una volta che è stato fatto questo primo approccio, i ragazzi possono, a seconda di quello che hanno individuato come loro aspettativa, fare un percorso verso l'università o verso il lavoro. Verso l'università abbiamo una collaborazione con l'Università di Verona, è un progetto che si chiama Tandem, dove i ragazzi possono andare a frequentare dei corsi in facoltà, al termine del quale ci sono anche degli esami che danno credito, oltre che scolastico, anche credito universitario. Li portiamo ovviamente agli open day delle varie università, tendenzialmente le università più vicine come Verona e Trento. Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, abbiamo un'ulteriore collaborazione con un ente che si chiama COSP, è un ente di orientamento scolastico, dove i ragazzi possono frequentare dei full immersion e con dei testimoni di impresa, sostanzialmente si recano nelle imprese e individuano quelle che sono le principali caratteristiche delle varie attività economiche direttamente dalla testimonianza, direttamente dalla voce dei manager, dei dirigenti dell'impresa. Il nostro obiettivo principale è quello di portare i ragazzi al termine del loro ciclo di studio alla piena consapevolezza sulla scelta che dovranno effettuare, su una scelta consapevole del mondo del lavoro oppure all'università. Loro potranno toccare con mano ambedue le possibilità. Attualmente le scelte dei nostri ragazzi sono per il 60% al mondo del lavoro e per il 40% al mondo universitario.
universitario. Nel nostro istituto è particolarmente curata la parte di informatica, in quanto seguiamo diversi progetti sino dal primo biennio. In particolare siamo anche test center delle CDL per rafforzare quello che è le competenze ICT, cioè Information Communication Technology, nell'ambito della certificazione europea. Quindi nel primo biennio ci occupiamo di rafforzare l'utilizzo di software applicativi per quello che riguarda l'ambiente di ufficio e del mondo dell'azienda. Poi successivamente passiamo a competenze più specialistiche nell'indirizzo specificatamente informatico, che è nel triennio indirizzo sistemi informativi aziendali, nel cui curiamo particolarmente la programmazione, progettazione, problem solving, e inoltre andiamo a certificare a livello europeo competenze come l'online collaboration, il cooperative learning e il web editing, cioè praticamente di consentire il disegno di siti web e comunque anche di amministrazione di reti web. E infine ascoltiamo la voce di due ragazzi che qui ormai sono arrivati al termine quasi del proprio percorso di studi: Edoardo, rappresentante di istituto, e Annalisa, una ragazza che ha scelto l'indirizzo turistico ma che ha provato anche, diciamo, prima un'altra strada. Adesso finalmente ha capito davvero che cosa le piace fare nella vita. E allora ascoltiamo la loro voce e poi ci ritroviamo tra pochissimo per i contatti. Ho scelto questo istituto perché alla fine dei 5 anni potrò andare a lavorare direttamente e mi sono trovato molto bene in questa scuola, l'ambiente è molto buono, ho fatto tante amicizie e essendo anche il rappresentante d'istituto ho potuto viverla pienamente questa esperienza e ho scelto l'indirizzo SIA, ovvero il settore informatico. Le materie principali appunto sono informatica ed economia aziendale. In informatica creiamo programmi con Visual Basic o Java, e mentre invece in economia studiamo la partita doppia e anche in matematica facciamo matematica finanziaria. Finita la scuola ho un'azienda familiare dove ho già un futuro e quindi mi posso considerare anche fortunato, ecco. Ed è sempre stato il mio sogno fin da piccolo seguire il lavoro di mio padre. Ogni mese e mezzo o di meno si faranno le assemblee d'istituto dove si parleranno di tematiche contemporanee. Volevo quest'anno per esempio organizzare un torneo tra le varie scuole, e non so, calcio, pallavolo, eccetera. E è anche una cosa molto importante in questa scuola, che è l'alternanza scuola-lavoro. E la nostra scuola da quest'anno parteciperà a un progetto che unirà l'alternanza scuola-lavoro con il volontariato. Allora, io ho scelto questa scuola inizialmente perché dava vari sbocchi sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito magari scolastico con le varie università. Sono al 5º anno e studiamo molte lingue, facciamo anche un'alternanza scuola-lavoro. Allora, io quest'estate ho fatto l'alternanza scuola-lavoro e New Realize a Ponti sul Mincio, grazie alla scuola. E mi è servito molto perché ho capito anche il mio tipo di lavoro futuro. Stavo alla reception e accompagnavo i clienti in stanza, facevo anche le pulizie, le colazioni. Mi hanno fatto vedere anche come si dispone una colazione, cosa bisogna fare, cosa bisogna dire, come comportarsi e anche come vestirsi, insomma. Quindi secondo me è servito molto, anche come formazione, diciamo, nell'ambito lavorativo, appunto, che magari a scuola, studiando, si fa più teoria invece che pratica. Dopo la scuola vorrei andare all'università. Ho guardato giurisprudenza a Verona sempre, oppure vorrei provare nell'esercito, lavorare nel campo dei carabinieri nell'arma e provare, insomma, vediamo, siccome è il Piedmont dà appunto anche questi sbocchi, queste possibilità, con una cultura generale si può accedere a varie opzioni.
Una delle caratteristiche fondamentali del Pindemonte è anche riguardo le assemblee di istituto, che non si fanno solo all'interno dell'ambiente scolastico, ma anche all'esterno. Per esempio, abbiamo organizzato anche delle assemblee di istituto a Cavallino o in montagna ad Andalo, in cui si svolgono attività anche extrascolastiche, come magari il pattinaggio sul ghiaccio o la piscina, le camminate. Quindi questo ci consente anche di creare un buon legame umano anche con i professori. Se volete avere maggiori informazioni potete visitare il sito internet www.itcspindemonte.gov.it oppure venire qui in Corso Cavour direttamente in sede oppure ascoltare quali sono le date di porte aperte. Grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento.